Siamo al momento degli auguri e dato il periodo ce n'è davvero bisogno. Ce n'è bisogno per questo paese che muore ogni giorno, per quest'Italia che non respira, per questa gente, la nostra gente, che è costretta a continui ed inutili sacrifici. Ce n'è bisogno per quel popolo di cui faccio parte, che vive la rabbia e la disperazione dovuta all'impossibilità di tirare avanti. Per tutti noi servono gli auguri più grandi, perché il prossimo anno sia davvero rivoluzionario. E rivoluzionario non certo nel senso in cui l'hanno intesa certi soggetti, spontaneo o spintaneo a seconda dei protagonisti, con lo scopo di andare al voto oppure di indire un referendum sull'euro. Quando dico rivoluzionario, intendo rivoluzionario davvero dal punto di vista culturale, sociale ed economico. E per una vera rivoluzione non c'è scorciatoia che tenga, non ci sono strade facili o in discesa, tantomeno la soluzione della violenza, che non porterebbe che altra violenza. Pensiamoci un attimo, è come se ci trovassimo in stazione e dovessimo urgentemente arrivare a casa perché stiamo male. Beh, non ha senso prendere il primo treno che passa, perché rischieremo di andare in direzione esattamente opposta a quella di cui abbiamo bisogno. E rendere tutto, fra l'altro, più complicato e più difficoltoso. E poi fare casino, urlare, gridare, a che cosa servirebbe? Cosa cambierebbe? Le cose invece le ho viste cambiare davvero nelle realtà che si sono organizzate concretamente. Dalla comunità che ho conosciuto a Magomadas in Sardegna, al gruppo dell'economia del bene comune e degli imprenditori che si sono rimessi in gioco e ripresi o salvati. Alle associazioni che operano attivamente sui loro territori, penso ad esempio alla Biolca piuttosto che a Borgo Etico, da chi in un qualche modo ha cercato localmente di organizzarsi, vuoi con monete complementari, vuoi con il baratto piuttosto che con una banca del tempo, da chi ha creato iniziative di sostegno per i più bisognosi, a chi ha fermato o frenato quantomeno la criminalità organizzata e non solo. Ma nessuno di chi sta cambiando la propria vita pone aspettative in ciò che fanno gli altri. Ciascuno pensa a che cosa può fare in prima persona. Nessuno di quelle persone che hanno avviato il cambiamento ha riposto fiducia, che so, nelle istituzioni o nella politica nazionale, internazionale ed europea che sia. Ci si è rimboccati le maniche e si è cominciato a mettersi al lavoro per informare e per fare. Così ho imparato come si dovrebbe agire e un qualche risultato in tempi relativamente brevi l'ho visto ottenere da queste persone. Quindi, se la stessa passione che mettiamo nel protestare o nell'inveire la destinassimo invece alla costruzione di un altro sistema, anche semplicemente nella nostra comunità, nel nostro territorio, magari abbandonando velleità elettoralistiche o quant'altro, beh, avremmo già iniziato quella rivoluzione culturale, sociale ed economica della quale abbiamo tutti un gran bisogno. Serve coraggio, forza, determinazione, ma sono doti che non mancano certo a quella parte di paese che desidera realmente riscattarsi e liberarsi. Quindi, perché gli auspici e gli auguri per queste festività si trasformino in realtà, ognuno deve fare la propria parte. Per il proprio diritto al futuro. Con tanti, tanti, tanti auguri a voi e a tutte le vostre famiglie.